Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, ok al decreto rilancio. Conte dice vale due manovre, ora i soldi arriveranno più velocemente. E per i lavoratori ci saranno 25 miliardi e 15-16 alle imprese. Per la cassa in deroga all'INPS anticiperà il 40%. Ci siamo impegnati al massimo facendoci carico della difficoltà del Paese, ha detto il Premier. Non abbiamo impiegato un minuto più del necessario. Dopo la conferenza stampa la riunione comunque è continuata e nel provvedimento da 55 miliardi in 260 articoli ci sono misure per i lavoratori, le imprese, la sanità, la scuola, lo sport, la cultura. Reddito di emergenza per chi ha ISEE sotto i 15.000 euro, bonus vacanze per le famiglie con redditi bassi, previste assunzioni di insegnanti e infermieri, IVA sulle mascherine azzerate fino al 31 dicembre e poi passa al 5%. Ci sono i permessi di 6 mesi per i lavoratori migranti. Commossa la ministra Bellanova ha detto stato più forte del caporalato. Coronavirus, il numero dei positivi scende sotto 80.000, in leggero aumento le vittime 195 in 24 ore. Calano ancora i ricoveri, sono invece 888 i nuovi casi registrati in 24 ore per un totale 222.104. Ieri l'aumento era stato di 1.402. Numeri per quest'ultimi che tornano a far calare il trend dei contagi dallo 0,63 di ieri fino allo 0,4 di oggi. Coronavirus, nuova udienza per il boss Zagaria. Il nuovo DAP ha trovato posto nell'ospedale. Il giudice del Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva disposto gli arresti domiciliari perché il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non aveva risposto alla richiesta di indicare una struttura dove il camorrista potesse ricevere le cure per la sua patologia. L'udienza per il riesame della decisione avviene in virtù del decreto legge contro le scarcerazioni dei boss. Ospedale Fiera a Milano, il primario dice lo chiuderemo a breve se le cose vanno avanti così. La regione dice decisione non ancora presa. L'annuncio arriva da Antonio Pesenti che gestisce la struttura, parla di possibile cessazione entro 2 settimane. Il numero dei ricoveri in terapia intensiva continua a scendere. Se la fiera corrisponderà ai requisiti richiesti dal governo, resterà in piedi per future emergenze. In questo momento solo 5 letti sono occupati. Coronavirus a Benevento, il sindaco Mastella vuole il bollino Covid free per i negozi rimasti aperti durante il lockdown. Le attività commerciali rimaste aperte durante il lockdown sono obbligate a esporre un certificato che attesta che i lavoratori non hanno il coronavirus e hanno fatto il tampone, una scelta condivisa dalle associazioni di categoria. Notizie da Napoli e dalla Campania. Trattamento inumano. Il boss Patrizio Bosti torna a casa a Napoli con un risarcimento danni. Ha lasciato la cella del carcere di Parma dopo 12 anni ininterrotti trascorsi in regime di isolamento. Ha lasciato il carcere con tante scuse da parte dello Stato italiano che gli ha anche staccato un assegno di 2.672 euro, soldi a parziale risarcimento del danno per aver trascorso un lungo periodo della sua vita detentiva in condizioni ritenute inumane all'interno delle carceri nostrane. Coronavirus in Campania, De Luca dice chi porta la mascherina al collo è un imbecille doppio, noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi, l'imbecille normale è quello che non porta la mascherina, poi c'è l'imbecille doppio che è quello che porta la mascherina ma la porta appesa al collo come un ciondolo. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto appunto all'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Bosco Trecase. Ricordando che in Campania l'uso della mascherina è obbligatorio. De Luca ha spiegato che chi non indossa correttamente la mascherina è scemo 2 volte perché si prende il fastidio e non si prende neanche la tutela sanitaria. Notizie da Treviso e dal Veneto. È quasi robe da matti. Su Facebook l'evento in ricordo di Franco Basaglia, iniziativa della cooperativa sociale Solco in memoria del padre della legge 180 e della chiusura dei manicomi. Partecipano a questo evento cantautori, attori e scrittori. Shiraz a rischio, spratto il proprietario
a rischio sfratto. Il proprietario del locale dice: pagate o andatevene. Al popolare locale trevigiano è arrivata la diffida con l'intimazione a saldare le rate dell'affitto non pagate. Il titolare Roberto Torresano ha detto: ma è una situazione di cui la proprietà era stata informata dall'inizio dell'emergenza. Ancora niente mozza e cedrino, la gioia resta chiusa, parla Tosca Busato, una delle titolari. Ha detto: per noi è impossibile soddisfare i requisiti previsti dal decreto in termini di distanziamento. Intanto però abbiamo deciso di anticipare i lavori di sistemazione del locale che avevamo previsto per agosto. Zai ha detto no alle linee guida in Veneto, persi 50.000 posti di lavoro. Mercoledì 13 maggio il governatore del Veneto e l'assessore Donazzano hanno approfondito il tema della cassa integrazione e delle riaperture previste per il 18 maggio. Trevigiani pronti a ritornare a messa, Don Gerardo ha detto: per tutti noi sarà un momento di gioia. Don Gerardo, parroco a Castello di Godega, ha detto: non ci siamo mai fermati, ma sarà comunque un momento di gioia. La messa in streaming ci ha dato ottimi risultati, ma la presenza dei fedeli è qualcosa di diverso. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus a Gorizia, si registra un decesso. A darne notizia il sindaco Ziberna, esprimendo il cordoglio di tutta la città. Si tratta di un 72enne ricoverato a Trieste. Questa sera, spiega il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, avrei voluto darvi ancora qualche bella notizia, ma per rispetto preferisco solo comunicarvi che la nostra città deve contare la seconda morte a causa dell'epidemia. Evito di dare il nome perché preferisco lo faccia la famiglia, a cui faccio le più sentite condoglianze. So che si tratta di un uomo di 72 anni che aveva contratto il virus qualche tempo fa ed era ricoverato a Trieste. Scuola, tanti nodi ancora da sciogliere. Anche in Friuli Venezia Giulia si sono tenute le assemblee sindacali unitarie per affrontare i problemi della didattica a distanza e del rientro in classe. Si sono svolte, come dicevamo, le assemblee sindacali unitarie di FLC-CGL, CISL Scuola, UIL Scuola, RUA e Gilda UNAMS per evidenziare le difficili condizioni in cui il personale della scuola si avvia a concludere l'anno scolastico, ma soprattutto la preoccupazione per la ripartenza per settembre. In Friuli Venezia Giulia ci sono tenute quattro assemblee per i territori di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Infortunio sul lavoro a Pagnacco, un quarantenne responsabile di una ditta è rimasto schiacciato dalla sua automobile riportando serie lesioni. L'infortunio sul lavoro, appunto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 15, a Pagnacco, nelle pertinenze di un'abitazione in cui erano in corso delle piccole opere di manutenzione edile, il responsabile della ditta è rimasto schiacciato dalla sua automobile riportando, come dicevamo, serie lesioni. Sono positivi ma escono di casa, 15 denunce in Friuli Venezia Giulia, numero record di quarantene violate nella giornata di ieri, solo 19 le multe, un'attività sanzionata quindi, pochissime multe ma un numero record di quarantene violate, si potrebbe riassumere così la giornata dell'altro ieri dal punto di vista dei controlli anti-Covid-19, il trend delle sanzioni si conferma molto buono, a fronte di 2.096 verifiche delle forze dell'ordine solo 19 persone sono state multate, ma non si può dire altrettanto degli isolamenti domiciliari obbligati. Infatti ben 15 persone positive al coronavirus sono state denunciate perché trovate fuori casa. Sparatoria in questura a Trieste, la perizia per il killer dovrà stabilire se Alejandro Augusto Stefan Meran era capace di intendere e di volere quando ha ucciso gli agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta. Udienze tribunali a Trieste, punto per il conferimento dell'incarico a tre consulenti per il caso della sparatoria in questura. Dovranno eseguire la perizia psichiatrica per stabilire se appunto Alejandro Augusto Stefan Meran era capace di intendere e di volere quando ha ucciso a colpi di pistola gli agenti, come dicevamo, Matteo De Menego e Pierluigi Rotta il 4 ottobre dello scorso anno. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.